Ciao ragazzi, sono Mario. Oggi volevo darti 5 consigli utili per non farti male. Volevo darti 4 consigli utili, sì, 3 veloci consigli su come allenarsi bene senza farsi male. Quindi, poggiare bene le gambe, come utilizzare l'addome e come condizionare tutti i muscoli prima che tu inizi appunto ad allenarti. Quindi, pronti? Via! Per quello che mi riguarda, ragazzi, non puoi iniziare un allenamento se non hai dei giusti appoggi a terra, se non sai come utilizzare l'addome, quindi se non hai abbastanza educato gli addominali e se non hai condizionato e quindi aver fatto fare la giusta progressione a tutte le fasce muscolari. Questo dovrebbe essere un buon esempio, un ottimo esempio di squat, di una biomeccanica fatta bene, come direbbero quelli bravi. Quindi guarda bene la posizione delle gambe, guarda bene la posizione dell'addome, la schiena che rimane sempre neutra, il collo che rimane neutro, lo sguardo è frontale, quindi si guarda all'orizzonte, come dicono quelli bravi. Ricordati che si scende sempre al di sotto del parallelo. Questo serve per attivare bene i glutei, quindi scende sempre un po' al di sotto del parallelo, quindi leggermente sotto. Poi ti presento anche degli errori comuni che si fanno, questi che vedete, sì, io li amplifico, ma vi assicuro che ho visto anche di peggio. Quindi appunto guarda bene queste ginocchia buttate all'interno mentre si esegue uno squat, la schiena completamente curva mentre si esegue lo squat, il carico completamente in avanti mentre si esegue lo squat, quindi addirittura cioè, si sposta completamente il peso. Un altro esempio su come appoggiare bene le gambe è l'affondo, quindi sull'affondo si eseguono tantissimi sbagli, anche qui potrei mostrarvi tanti esempi, ma l'errore più comune che si esegue è questo, quindi se guardate c'è proprio l'appoggio completamente sbagliato, quindi mentre si fa l'affondo si sposta il peso sulla punta, addirittura si alza il tallone, quindi si leva il lavoro appunto alla gamba e ai glutei e si trasferisce anche qui sul ginocchio, quindi il peso è completamente rivolto verso il ginocchio, quindi si spinge in avanti se guardate bene. Un esercizio corretto per gli affondi dovrebbe essere questo, quindi si affonda con una distanza giusta per far sì che le gambe formano due angoli. Se guardate bene sono proprio due angoli che si formano, il peso si scarica in perpendicolare. Questo è più o meno il consiglio base, ovviamente poi ci sono degli esempi che potrei portarvi, c'è tanti esempi che potrei portarvi, ma questi sono quelli principali. Proprio sullo squat, una buona didattica, una buona progressione appunto per fare gli adattamenti in questo caso è questo: usare il box, quindi usare una seduta, aprire bene le gambe, larghezza spalla o poco più, le punte dei piedi sono rivolte verso l'esterno e provi a sederti. Quindi questa è una propedeutica base, una didattica base per imparare a sfruttare bene l'appoggio sulle gambe, quindi senza portare quegli errori che appunto vi ho fatto vedere. Come dicevo, questo è uno degli esempi che si può fare per migliorare, oppure ci sono esempi un po' più difficili da eseguire ma sicuramente più efficienti, come questo per esempio di imparare lo squat con la faccia al muro. Guardate bene questo esercizio, quindi questo è un altro esempio e potrei portarvi tanti altri, così come l'affondo appunto vi ho detto. Un esempio pratico è questo di mettere in posizione, come potete vedere, lunga, quindi posizione in piedi. Da qui creare la giusta distanza e scendere in maniera perpendicolare facendo dei piccoli affondi appunto, quindi piccolissimi movimenti per educare e condizionare e adattare il movimento. Fatto questo, ragazzi, adesso vi voglio far vedere anche l'adattamento per la parte superiore, quindi un adattamento per esempio tipico è quello del push-up, quindi del piegamento, flessione. Fai un piegamento, qui si entra un po' nel tecnico, ma va bene così, insomma, è importante capirsi. Il push-up, se guardi bene, si esegue ovviamente con una contrazione dell'addome, quindi guarda, l'addome si contrae,
Le braccia sono aperte poco più delle spalle e si segue un push-up contraendo bene. Quindi è proprio la parte del core, come dicono sempre quelli bravi, viene concentrata tutta qui, quindi si chiude. Ricordati, retroversione, anteroversione, ne ho già parlato in altri video. Retroversione, anteroversione. Ragazzi, prima di chiudere ti voglio ricordare che per navigare bene il mio canale, quindi per avere una buona guida, ti consiglio di andare nelle playlist, dove nelle playlist troverai appunto le varie sezioni che ti possono interessare. Quindi il coach ti spiega, il coach ti parla, l'allenamento del giorno che ho appena iniziato. Ti consiglio di guardare gli allenamenti, la sezione allenamenti in palestra, oppure gli allenamenti fuori dalla palestra. Da lì puoi avere dei buoni riferimenti. Questo è l'unico modo che ti consiglio di guardare il canale. Non a caso, non appena ti colleghi, la prima cosa che compare sono proprio le playlist. Quindi